Buongiorno a tutto il gruppo da Daniele, Alfredo e Salvo. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Vincenzo Gambino, chirurgo tra i massimi esperti mondiali nel campo dell'autotrapianto chirurgico di capelli. Ha introdotto in Italia la tecnica di autotrapianto dei peli dal torace alla testa ed è stato inoltre il primo in Italia ad impiegare la terapia a mezzo low level laser per il trattamento della calvizie. Buongiorno dottore, lieti di averla con noi. Buongiorno e grazie per l'invito che ho accettato veramente con tanto entusiasmo. Tra l'altro vorrei dire questo, vorrei fare i complimenti a chi ha creato questa pagina Facebook e quindi a voi moderatori, perché è importante per chi perde capelli avere un punto di riferimento e soprattutto il modo professionale con cui la state conducendo. Dottore, grazie davvero, un ringraziamento da parte di tutto il gruppo davvero, lo apprezziamo molto questo. Dunque, dottore, abbiamo raccolto una serie di domande da parte dei componenti del gruppo che man mano andranno anche ad interagire direttamente con il live. Ma, se lei è d'accordo, io partirei anche con la prima domanda, è una domanda semplice, ma che spesso viene trascurato da parte di chi si sta approcciando, vuole approcciarsi al trapianto di capelli. Quindi la prima domanda che le pongo è: quanto è fondamentale il colloquio con il chirurgo e l'anamnesi del paziente prima di pianificare un eventuale intervento chirurgico? Guardi, è un'ottima, ottima domanda. La visita è il punto più importante poi per l'intervento di autotrapianto, ma per tanti, tanti motivi. E le dico una cosa, non solo la visita di per sé. Io mi ricordo quando lavoravo a New York, avevamo istruito anche le segretarie nel modo di rispondere al telefono a chi chiamava per informazioni, perché è il primo contatto che l'utente, che il paziente ha con il centro. Poi la visita, dicevo, è di fondamentale importanza perché più o meno diciamo le stesse cose e poi vado nel dettaglio di come almeno io la conduco. Però mi creda, molti, molti dei miei pazienti mi dicono: caro dottor Gambino, lei mi ha detto le stesse cose che mi ha detto Tizio, il suo collega, però a pelle, ad empatia, io scelgo lei. Allora, la visita, io quando vedo un paziente per la prima volta, gli faccio compilare una cartellina che poi rimane a lui, dove c'è nome, cognome, età in cui è iniziata la perdita di capelli, se sta continuando o meno, se ha fatto terapia o se sta facendo terapie. Dopodiché, vede, passiamo all'anamnesi. Come lei sa, il lato più importante, essendo la causa più frequente genetica, è il lato materno. Quindi gli si chiede del papà, del nonno paterno, del nonno materno, se vi sono zii, e anche non dobbiamo dimenticare della mamma. E quindi le solite domande di allergia a vari farmaci o se sta prendendo appunto delle terapie. Dopodiché entriamo nel merito in che senso? Io gli dico al paziente l'obiettivo che io mi prefiggo. Non è farle l'intervento, ma alla fine della visita lei deve avere le idee chiare sulla sua situazione e quello che può e non può fare. Se non è un buon candidato, se non è ancora prematuro, se è ancora prematuro, io glielo dico e la seguirò nel tempo. Quindi comincio a spiegare la causa, la soluzione, perché l'autotrapianto funziona. Perché a volte le persone pensano che okay, dura 10 anni, per esempio, e poi cade. Oppure mi dice: ma dottore, se l'area dove lei mi ritrapianta è malata, come fanno i bulbi che mi mette a sopravvivere? Quindi lo si approccia a 360 gradi parlando dell'intervento, come viene eseguito, se in anestesia locale, se con sedazione. Le due tecniche, che è molto molto importante, di prelievo. E poi si fa una diagnosi attuale ed anche in proiezione futura. Alla fine il paziente deve avere le idee chiare. Una visione a 360 A gradi, certo, 360 chiarissimo, gradi. chiarissimo. Ma infatti, ecco, fatta questa premessa, chi è il candidato ideale per il trapianto di capelli? Ok, allora è logico che il candidato ideale è quella persona che ha già perso i capelli, quindi si trova in una fase già stabile,
Ad esempio, lei sa, un classe 5A, un classe 6, non abbiamo problemi a potergli suggerire l'intervento se vuole riavere i capelli. Diversa la situazione in uno che comincia a perdere capelli, soprattutto se si tratta di ragazzi giovani, 18-20 anni, che alla minima perdita di capelli, che poi a volte non è nemmeno perdita, è un rialzamento della linea frontale fisiologico. Lei sa che a 18 anni abbiamo una linea frontale, a 30-40 ne abbiamo un'altra. E vorrebbero la linea frontale che avevano a 18 anni. È là importante il medico, il consiglio che si dà al paziente giovane. Sappiamo, dottore, che le procedure alla base dell'autotrapianto sono l'escisione di una losanga del cuoio capelluto e il prelievo delle singole unità vulvari. Allora, l'escisione della losanga rimane senza dubbio una tecnica di cura e conclamata, ma la TUE sta altrettanto prendendo piede, no? Come lei sa, in questi anni. Lei utilizza sia la CUT che la TUE. In base a quale criterio sceglie per un paziente la tecnica TUE o la CUT? Bene, un'altra ottima domanda. Devo fare veramente complimenti a chi sta formulando queste domande. Allora, lei deve sapere questo. Innanzitutto, come professionista del settore, tu devi essere, tu medico ovviamente, devi essere in grado di eseguire ambedue le tecniche. La prima è la FUT, come le ha detto, la seconda, o meglio, la seconda si chiama TUE. Ora, poi io come professionista posso avere delle preferenze, ma io le dico come approccio, perché credo, e alla fine Daniele capirà, fare solo una o solo esclusivamente l'altra è diminutivo nei confronti del paziente. Ora le spiego il mio segreto, se così posso dire, che poi è di Pulcinella, di approcciare. Quali sono i vantaggi, se ci sono, e gli svantaggi dell'uno e dell'altro? Cerchiamo di fare veramente chiarezza, perché mi creda, io sono 31 anni con quest'anno che mi occupo esclusivamente di questa Lo sappiamo. tecnica, e le devo dire un'altra cosa, caro Daniele. Io ho iniziato nel lontano 89 con la tecnica di autotrapianto, che era una FUE, dove cioè venivano espiantati delle unità follicolari più grosse di quelle che facciamo adesso. Mi segue come ragionamento? Benissimo. Allora, la FUE in che cosa consiste? La FUE consiste appunto nel prelievo nella zona più densa del cuoio capelluto, normalmente la protuberanza occipitale, di una strisciolina di cute. Se eseguita per bene, mi creda, io ho molti colleghi che vengono e mi farà piacere se un giorno voi voleste venire. Se eseguita per bene, è una tecnica estremamente superficiale e l'escissione di questa losanga è intatta dal punto di vista di transection delle unità follicolari. Eseguito il prelievo, eseguo la doppia tecnica di sutura, una intradermica interna che avvicina i margini, e poi eseguo dei punti staccati 5-0 estremamente sottili nella zona di prelievo. Fili che vengono rimossi dopo 10-12 giorni dall'intervento. Qual è un vantaggio di questa tecnica? Sicuramente che quando viene data agli assistenti, che preparano quindi le singole unità follicolari, lasciano abbastanza tessuto adiposo, volgarmente il grasso, attorno all'unità follicolare, per cui io, Gambino, garantisco l'attecchimento, non dico totalità perché sarei presuntuoso, al 98-99%. Giustamente lascia una linea cicatriziale. Mettiamo che il paziente mi torna per un secondo intervento, dovete sapere che la linea cicatriziale del precedente intervento viene inglobata nel prelievo successivo, e al paziente rimane sempre e solo una linea cicatriziale. Io normalmente in casi estremi di calvizie grandi consiglio eventualmente solo due interventi FUT e poi le dico come l'approccio con la FUE. La FUE è un'ottima tecnica anche lei, richiede a volte la rasatura dei capelli, ma come lei sa si può fare anche senza radere i capelli. E in che cosa consiste? Consiste in un cilindro rotante, lo chiamo io, di diametro piccolo ovviamente, personalmente uso l'8 micron, che crea un attorno all'unità follicolare
un'incisione e l'unità follicolare poi viene manualmente prelevata. Come capisce, essendo il diametro piccolo, è logico che la quantità di tessuto adiposo non può essere come quell'altra. Quindi ha una lieve, non voglio dire lieve, sebbene seguita questa tecnica, minor percentuale di attecchimento. Non è giusto dire non lascia nessun segno, come voi sapete, lascia queste mini micro cicatrici tondeggianti, tante quante sono state le unità follicolari prelevate. Mini cicatrici che non vengono prelevate nel caso di un secondo intervento FUE, ma se ne aggiungono quelle che ancora ci occorre. È una bella tecnica, e quello che io faccio adesso è questo: in caso di calvizie estrema, che il paziente vuole più capelli, come dicevo, comincio, se il paziente lo vuole, con la FUT. Dopo due interventi FUT, lo scalpo non è più elastico come all'inizio. Ecco che allora io ho tante unità follicolari sopra e sotto la linea cicatriziale che grazie alla FUE io posso utilizzare. È un'altra chicchetta che le do, lo dico in diretta, ma chi viene da me lo sa, ma questa è la prima volta che lo dico in diretta, e alla fine, con l'intervento FUE, io vado a trapiantare delle unità follicolari sulla, mi creda, minima linea cicatriziale della FUT, coprendola. Per cui non vi sono veramente gran segni visibili. Non so se mi sono spiegato bene. Ora, alla sua domanda, quando consiglio, le dico questo. È logico, quando io vedo un ragazzo giovane, caro Daniele, e chi ci ascolta, che vuole portare i capelli corti o anche che non vuole portare i capelli corti e comincia ad avere da una semplice stempiatura, sono io il primo a consigliare la FUE. Perché non è un intervento grosso, ma conservativo. Bravissimo. E prelevo le unità follicolari non da una sola area, ma in maniera uniforme da tutta l'area di prelievo, di modo che i segni sono veramente minimi e io do la possibilità al paziente di potersi irradere in futuro, si evolve in una classe 6-7, senza veramente grossi segni visibili. Direi che è chiarissimo e perfetto. Abbiamo una domanda di un utente. Ci dice, la saluto ovviamente, buongiorno al dottor Gambino e al gruppo, una domanda, mi dice una domanda secca, ma il trapianto fatto da un prelievo dai peli della barba e dai peli del petto, una volta trapiantati allo scalpo, rimangono per sempre oppure dopo qualche anno cadono perché non sono stati prelevati dalla nuca? Benissimo, anche queste veramente delle belle, belle domande per chi è in questa professione. E devo dire questo, io sono stato, come lei ha ricordato, il primo ad aver seguito questo intervento perché nel lontano, credo che fosse il 95, era un paziente che si era sottoposto a precedenti interventi, non tanto belli, è venuto da me, gli ho fatto uno o due interventi ed è rimasto veramente estremamente entusiasta, al che gli ho detto, carissimo, ormai non hai più zona donatrice, ci fermiamo. Allora lui si apre la camicia e mi dice, dottore, guardi quanti peli ho sul petto. A quel tempo ancora non si facevano gli interventi. Dopo ne abbiamo cominciato a parlare a livello internazionale e quando l'ho fatto io ho chiamato quel paziente proprio per essere il primo. Qual è stata l'esperienza? Bisogna stare attenti, ad esempio quando si estraggono unità follicolari dal petto, ci sono colleghi che lo fanno dalle braccia, dalle gambe. Logicamente non sono follicoli del cuoio capelluto. Bisogna che il tempo di estrazione e di inserimento sia estremamente breve, perché altrimenti si corre il rischio di non attecchimento. E per quanto riguarda i peli corporei, particolarmente del petto, io credo che col tempo un pochettino la loro consistenza, spessore, diminuisce. Un'altra cosa le devo dire invece sono i peli della barba, che io uso come zona di prelievo particolarmente, e vengono degli interventi veramente molto belli dal punto di vista estetico, particolarmente quando devo ricreare le sopracciglia di un paziente. Vengono prelevati dalla parte del mento perché
come consistenza sono simili a quelli del sopracciglio. Quindi abbiamo ancora delle aree da poter utilizzare per venire incontro alle richieste del paziente. Una cosa che ci tengo a dire, ragazzi, è questo. Io garantisco i miei interventi, garantisco nel senso, senza essere presuntuoso, garantisco nel senso che il capello, ogni bulbo prelevato, le crescerà i capelli. Questo il paziente lo sa e deve essere certo. Credetemi, ciò che fa la differenza, e credo che tutti voi siate d'accordo, è la qualità con cui il capello trapiantato cresce. Un mio motto è quello che quando qualcuno mi dice: dottor Gambino, mi hanno fatto i complimenti dell'intervento che ho ricevuto, non lo percepisco come un complimento, perché significa che è stato visto che ha fatto l'intervento di autoterapia. Deve passare inosservato. Deve essere la mano di un artista. Bravo. Deve essere la mano di un artista. Caro Daniele, poi ne parliamo. Poi ne parliamo se ci sono domande anche in questo senso. Perfetto, dunque abbiamo un'altra domanda da parte di un utente che ci chiede, a suo giudizio è migliore il patch manuale o il micromotore per la tecnica QE? Lei quale utilizza? Benissimo, anche qua, come lei sa, come voi sapete, in commercio ci sono diversi sistemi motorizzati per l'esecuzione della FUE e c'è anche un sistema manuale. Quello che io dico e poi vi dico quello che utilizzo è, come professionista, prova. Poi ognuno sceglie quello che nelle proprie mani gli viene meglio. Personalmente le devo dire, uso un sistema motorizzato. Lei sa che ho avuto anche il sistema ARTAS nel mio studio, che è il sistema computerizzato, esattamente, ma al momento uso il sistema motorizzato. E quello per i colleghi che iniziano, quando mi vengono appunto a trovare, dico loro provatene più di uno. Dopodiché fate le vostre deduzioni. Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha una sensibilità, una manualità diversa. Un'attitudine, certo. Bravissimo. Quindi essere open mind, come dicono gli inglesi, che è molto importante. Chiarissimo. Dunque, ci chiedono, chi presenta aree cicatriziali può effettuare il trapianto di capelli? Allora, per aree cicatriziali dobbiamo distinguere, perché ci sono delle malattie, condizioni dermatologiche. Ma nelle aree cicatriziali, e io ne ho fatte veramente tante, alcune sono anche sul mio sito, l'intervento può essere eseguito. Qual è il problema che il professionista si trova di fronte a un'area cicatriziale e ne deve parlare? Ecco, in visita con il paziente. L'area cicatriziale ovviamente ha una minore vascolarizzazione di un normale cuoio capelluto, quindi questo è importante per l'attecchimento. Quando io trapianto le aree cicatriziali uso il minimo di anestetico e lo uso senza vasocostrittore per non ridurre ancora di più l'apporto di sangue nell'area e poi prima di creare i siti di ricezione inietto nell'area cicatriziale della semplice soluzione fisiologica che mi solleva la cicatrice, perché veramente non c'è tanto spazio per crearmi quello spazio sufficiente a creare il sito di ricezione dove poi viene inserito l'unità follicolare. Cosa molto importante, e questo viene detto in visita al paziente, non posso dare la stessa densità che normalmente do quando tratto una calvizie androgenetica e non cicatriziale. Quindi vengono un pochettino distanziati di più. E poi create i siti di ricezione con una tecnica di sovrapposizione. Mi creda, si riesce a dare una densità uniforme e più delle volte il paziente non ritorna nemmeno per un secondo intervento di rinfoltimento. Quindi si possono fare. Chiarissimo. Adesso qua entriamo con un discorso abbastanza complesso, nel senso che ci sono delle filosofie diverse, degli approcci diversi per quanto riguarda la durata del trapianto dei capelli post intervento. Alcuni colleghi sostengono che per la riuscita dell'intervento sia necessario l'utilizzo di
di HT come finasteride, e altri invece sostengono che il capello trapiantato comunque non è soggetto all'azione del DHT e crescerà per sempre. Quindi la domanda che giustamente un utente al momento ci fa è: non assumendo il finasteride, c'è il rischio che i capelli trapiantati ricadano? Questi ultimi possono sviluppare una sensibilità al DHT una volta trasferiti nella zona ricevente? Questi sono dubbi e domande che ci fanno spesso. Giustissima, e questa è una bella domanda. Io lo devo dire, sono quello della scuola di pensiero che la pensa nella seconda classe che le ha detto. Allora, noi sappiamo che se prelevati dall'area così chiamata ippocratica, quella immune dall'aggressione del diidrotestosterone, il follicolo dovrebbe crescere sempre capelli, cioè svolgere la sua funzione. Io prima dicevo a vita, ora non dico più a vita, però dico che cosa? Perché è logico, con l'età invecchiamo, chi ha la fortuna di arrivare, e chi arriva a 70 e anche oltre, si verifica un certo differenza di qualità dei capelli che avevamo a 20 anni, 30 anni. Quindi anche il capello trapiantato, come i capelli della zona posteriore di prelievo, diventano magari un pochettino più sottili. Quindi questo si può verificare anche nelle aree trapiantate di capelli. È logico che è importante la terapia medica, però bisogna stare attenti. È importante non per la riuscita dell'intervento. Io quando mi chiedono questo, devo assumere per la riuscita dell'intervento, dico assolutamente no, l'intervento deve riuscire in ogni caso. Importante, particolarmente ragazzi giovani, è per preservare quelli così chiamati indigeni ancora presenti che col tempo potrebbero cadere. Anche però chi fa l'intervento di autotrapianto e inizia la terapia, le devo dire che la consistenza, la qualità è veramente bella. Quindi viene proposto, tu come medico devi proporli, ma non deve mettere come condizione sine qua non, se non fai la terapia l'intervento può non riuscire, perché non è giusto. E particolarmente, come capisci, è importante la terapia per chi si sottopone ad intervento FUE per i motivi di cui abbiamo parlato prima. Chiarissimo, chiarissimo. Lei personalmente dopo l'intervento consiglia, non so, di seguire una terapia per un determinato periodo, non so se utilizza o consiglia la finasteride minoxidil, qual è il suo protocollo? Adesso si parla anche molto della finasteride gel, ad esempio, come supporto farmacologico. Bene, allora anche questo è importante e viene discusso già durante la visita medica. Il compito del medico, come li sa, è quello di informare al paziente, di non trattenere, tra virgolette, di non nascondere nulla al paziente. Per cui io parlo di possibili terapie, se il paziente le vuole eseguire, e parlandone logicamente sono quelle che lei ha menzionato. Il minoxidil, parlo dei pro e contro, come deve essere applicato, particolarmente io nell'uomo lo prescrivo al 5%, 2 ml la sera, e prima di parlare di terapia io dico che è di notevole però importanza la costanza da parte del paziente. Ogni giorno, infatti porto l'esempio, come lei fa la doccia, come lava i denti, mette la boccettina di minoxidil in bagno, finito di lavare i denti, prima di andare a letto, prende la boccettina e applichi 2 ml sul cuoio capelluto. Logicamente dico, fino a quando la fa, i benefici li vede. Il momento in cui, per qualsiasi motivo, dovesse interrompere, i capelli che erano destinati a perdersi in quel frangente cominciano a ricadere. Quindi abbiamo il minoxidil, può essere fatto da solo, e poi abbiamo la finasteride. Le devo dire la mia opinione che è un farmaco, una terapia ottima. E poi le dico come la prescrivo e per quanto tempo. Logicamente ci sono delle persone, leggendo su internet, che vengono spaventati giustamente. Dottore, però non voglio diventare impotente, non voglio non avere figli. E anche come me... sono la paura più grande. Esatto, caro. Ecco perché li ho nominati. Allora, io spiego loro che da un punto di vista statistico il finasteride può avere gli effetti collaterali di cui abbiamo parlato,
nel 3, massimo 4% della popolazione che lo assume. Poi dico però al paziente, è logico, caro, se tu vai a leggere il bugiardino, ce ne sono a decine e decine e decine che potrebbero manifestarsi. Se si manifestano normalmente, appaiono normalmente subito, per cui il paziente lo riconosce, interrompe la terapia e scompaiono, mi creda, nella maggior parte, nel 99% dei casi, se non nel 100%. E come io lo prescrivo il finasteride? Il finasteride io prescrivo 1 mg, come lei sa, quindi una compressa al giorno, per i primi 6 mesi dell'anno. Per i successivi 6 mesi consiglio l'assunzione di 1 mg a giorni alterni, quindi 6 mesi e 6 mesi. Questo perché? Innanzitutto diminuisco la possibilità di insorgenza di effetti collaterali e do al paziente un periodo più lungo di potersi sottoporre al trattamento, diminuendo la comparsa di effetti collaterali. Le due insieme, logicamente, finasteride e minoxidil, funzionano in maniera veramente efficace. Io ho avuto pazienti giovani di 22 anni che sono venuti per intervento, logicamente gliel'ho sconsigliato che non avevano l'indicazione, io ho consigliato e loro l'hanno accettato di fare la terapia di minoxidil e finasteride, che dopo 6 mesi che sono tornati hanno detto wow, dottor Gambino, grazie, perché sono estremamente contento. Lei parlava anche del gel della finasteride. Ascolti, la prescrivo ogni tanto anch'io. Io credo, nella mia esperienza, che abbia minor efficacia della terapia per via orale. È vero, può avere anche la minor insorgenza di comparsa di effetti collaterali, ma il mio feeling è che abbia una minore efficacia. Ok, chiaro. Lei quando prescrive a volte, scusi, la Finagel è più orientato alle dosi basse, non so, 0,25 al 2,5, perché anche qui ci sono Sì. due scuole di pensiero diverse, per quanto riguarda l'eventuale assorbimento sistemico, più che altro. Esatto. Ascolti, io comincio sempre con la dose più bassa, capisci? Poi dico al paziente, vediamoci tra 6 mesi, e in base alla sua risposta dal punto di vista dei capelli e di eventuali effetti che non ci saranno, casomai possiamo sempre aumentare. Chiarissimo. Allora, torniamo al trapianto di capelli. Bene. Allora, per ricostruire l'hairline, lei utilizza sempre solo unità follicolari singole originarie o esegue lo splitting da unità follicolari multiple? E qual è il criterio per eseguire eventualmente la tecnica di splitting che utilizza? Benissimo. Questa è la bella domanda. Benissimo. Come le dicevo, la linea frontale è il fiore all'occhiello del medico, con anche la cherica, che è un'area particolarmente bella che a me piace, in quanto sa c'è il vortice da ricreare. Ma la linea frontale è quella di impatto. Deve essere naturale, il più naturale possibile. Io a volte mi creda, vedo delle linee frontali, veramente da un punto di vista di intervento perfettamente riuscite come densità, però non sono naturali perché sono un po' troppo basse, secondo me. Capisce? Quindi è ricercare il punto esatto della collocazione della linea frontale. Sulla questione della glabella. Bravissimo, ci sono molti, molti approcci, come lei sa, nella glabella ci sono le quattro dita dalle sopracciglia, logicamente lei mi può dire, dottor Gambino, ma se lei ha le dita grosse, logicamente è più alta rispetto a un'altra. Poi mi creda, è il senso artistico che il medico ha e l'esperienza nel tempo. Io però, quando opero ragazzi giovani, già sono pronto in questo senso, perché il ragazzo giovane è logico che la voglio il più basso possibile. Per cui cosa faccio? La colloco un po' più alto, più alta, per poi venire a un compromesso con lui. Un'altra cosa che le devo dire, e poi passiamo alla parte della tecnica, io non mi faccio mai prendere la mano dal paziente. Se non sono convinto, io non la eseguo. E le porto questo esempio. Come sente dall'accento, io sono siciliano, e un giorno si presenta da me per l'intervento già prenotato un ingegnere, quindi non un ragazzino, con il papà, che venivano da Palermo. Atterrati a Malpensa, vengono in studio da me, dovevamo ricreare la linea frontale. Benissimo. La colloco,
la vede e la vuole, come l'ho detto, l'avevo fatta un po' più alta, la vuole più bassa, l'abbasso un pochettino e la vuole ancora più bassa. Dico, mi faccia capire dove la vuole lei. Bene, se l'è disegnata ed era un microcefalo. Sarebbe stato una... Chi ti ha fatto? Se qualcuno gli diceva chi ti ha fatto quella linea frontale, dire Gambino, Gambino queste cose non le fa. Io sai cosa ho fatto? Gli ho detto, caro ingegnere, queste cose io non le faccio. Mi dispiace che ha fatto il viaggio da Palermo a Milano, ma io oggi non le seguo l'intervento. Niente deve a me né alla clinica. Per cui l'ho rimandato a casa. Per venire a lei, quando innanzitutto io poi la disegno, importante anche questo, io non faccio una linea diritta, ma punteggiata. Questo perché nella esecuzione, da un punto a un altro, io dico ci gioco in maniera irregolare per renderla il più naturale possibile. E mi creda, pur eseguendolo allo stesso modo, poi gli dirò quando è unità follicolare, ogni linea frontale è diversa perché viene adattata, come le dicevo, al paziente. Tornando a lei, i miei assistenti sanno che io nella linea frontale voglio le singole unità follicolari. Normalmente ne metto 300 sulla linea frontale e loro me li preparano innanzitutto su quelle singole. Se non dovessero essercene abbastanza, ecco che vanno nella unità follicolare con più bulbi. E me li estrapolano creando le singole unità follicolari. Un'altra cosa che le voglio dire, ognuno di noi lo sa, c'è la sua tecnica nel creare siti di ricezione. Io quando eseguo la linea frontale, creo i siti di ricezione in maniera sagittale, non longitudinale. E creo i primi 300 con le singole unità follicolari, poi ne creo altri 100 sempre siti sagittali con due bulbi a creare, come le dicevo, quel gradiente di densità che appare il più naturale possibile. Praticamente chi guarda un paziente trapiantato, l'esempio che porto, e lei mi può capire, è quello quando noi siamo di fronte a un bosco dove all'inizio siamo in grado di vedere i singoli tronchi di un albero e poi vediamo il fogliame, la densità. Questa è la linea frontale, che dovrebbe essere non perfetta, ma reale, Naturale. naturale. Ecco. Un'altra domanda che ci viene posta. Allora, anche questo è un argomento dibattuto, dottore, sempre proiettandolo in un'eventuale non riuscita di un intervento chirurgico, parliamo in senso lato ovviamente. Da qualche tempo, parlando anche della tecnica FUE, si parla della Barger. Quindi, alcune teorie sostengono che la tecnica FUE, se non perfettamente eseguita, andrebbe a intaccare la Barger e quindi il capello andrebbe a crescere, ad attecchire da subito, ma nel tempo, terminata la sua fase anagen, andrebbe a cadere. Quindi, lei cosa pensa al riguardo, proprio sulla Balge? Perché anche qui c'è confusione a riguardo. Le devo dire anche questa è una bella domanda. Devo fare veramente i complimenti agli utenti, alle persone che ci stanno seguendo e che non ci hanno fatto queste domande. Io sono d'accordo su quello che lei ha detto. E sono d'accordo, sa perché cosa? Per una esperienza diretta che ho vissuto. Ho operato pazienti che si sono sottoposti ad interventi tecnica FUE. E per liberare il campo di qualsiasi cosa, interventi eseguiti in Italia, quindi non le parlo dell'estero che uno potrebbe dire chissà che cosa, e mi hanno detto che, dottor Gambino, io ho fatto due interventi FUE e mi creda, io per 2 anni, 3 anni, ero veramente contento, avevo tanti capelli. Dopodiché si sono un pochettino diradati e il capello non ha la stessa consistenza dell'inizio. Sai come me lo sono spiegato? All'inizio non riuscivo a dare una risposta ed ecco perché sono d'accordo con l'idea del bulge che è molto importante. Porto un esempio bucolico. A me piace portare degli esempi per farmi capire, parlare veramente in maniera chiara. Sai
È come quando noi travasiamo una piantina. Prendiamo la piantina da un vaso, la tiriamo su e a volte le radici di questa piantina sono circondate da terra, quindi non le vediamo, sono in salute. Per cui quando io la metto nell'altro vaso e vado a mettere un po' d'acqua, io ho la certezza che mi cresce. A volte che succede? Tiriamo fuori la piantina e vediamo che le radici sono un po' scheletriche, capisce? Cosa succede? Quando noi la mettiamo nel vaso e subito innaffiamo, mettiamo del concime, la terapia per gli interventi di autotrapianto, la piantina così travasata ha la forza di crescere, però col tempo, pian pianino, potrebbe, uso il condizionale, appassire. Spero di essere stato chiaro perché una cosa veramente molto, molto, molto importante è che io dico durante la visita medica o quando mi fanno questa domanda, questo è il modo mio di rispondere. No, è stato davvero, davvero molto, molto chiaro. Dunque, abbiamo un'altra domanda. Secondo il concetto della safe zone, quindi prima si parlava appunto della zona occipitale, quindi secondo il concetto della safe zone che si basa sul principio fondamentale della dominanza della donor, secondo la sua esperienza in campo clinico, il concetto di dominanza della zona donatrice è veritiero? Facciamo questa domanda perché a volte abbiamo anche avuto casi di ragazzi, magari sono soggetti a DUPA non diagnosticata e di conseguenza poi si sono trovati sottoposti ad un trapianto di capelli consapevoli o convinti che avessero una donor. Non soggetta a razione di HT e invece nel tempo hanno visto miniaturizzarsi i capelli. Giusto, giusto. È molto, molto, molto importante, soprattutto come le dicevo, quando si operano ragazzi giovani. A noi aiuta l'anamnesi, importante, aiuta l'età del paziente e l'anamnesi. È meglio avere un approccio conservativo. Io tratto quasi sempre come se fossero, tra virgolette, dei classe 6 e lei e chi ci sta ascoltando capisce cosa intendo dire per classe Il 6. tipo di certo. Esattamente, esattamente. Un'altra cosa molto importante, io guardo il paziente sia con i capelli asciutti e poi spruzzo un po' di fisiologica, questa mi fa capire ancora meglio quello che potrebbe essere l'eventuale evoluzione e cerco appunto di cerco e provo sempre a rimanere nella safe donor area. Safe donor area che esiste, ragazzi, è vero ed approvato da un punto di vista scientifico. Safe donor area che voi sapete è stata scoperta in questo senso da Norman Orientrack, che è dermatologo famoso degli anni 50-60 di New York, che è stato il primo ad aver eseguito il primo trapianto. Prima di lui c'era lo stato dei giapponesi, Okuda, prima della seconda guerra mondiale, che ha dimostrato appunto la dominanza della zona donatrice. Norman Orientrack, che devo dirvi, ho avuto il piacere di conoscere personalmente. Noi solo sui libri, ma immagino fare onore possa avere avuto. Quindi possiamo dire, dottore, o lei se la sente di dire che la safe zone palesemente esiste e che un capello, dopo le opportune analisi e verifiche ovviamente, che dalla zona donatrice si cura viene impiantato in un'altra sede, non sarà soggetto all'azione del DHT. Esatto. Io lo dico come vi ho detto, quando, non essendo dermatologo, a volte però logicamente nell'esame obiettivo del paziente mi rendo conto che c'è qualcosa che non mi quadra. Allora io cosa faccio? Prima di consigliargli l'intervento, lo mando da un collega dermatologo per escludere condizioni dermatologiche che risulterebbero negative come riuscita per l'intervento dell'autotrapianto. Altrimenti mi creda, l'intervento deve riuscire. Se eseguito per bene. Ci tengo a dirle una cosa e a tutti voi ragazzi. L'intervento di autotrapianto è un intervento chirurgico, è un intervento medico e deve, uso veramente
thrash, come dicono gli inglesi, deve essere eseguito dal medico. È lui che ha la responsabilità nei confronti del paziente per la riuscita dell'intervento. È vero, usiamo gli assistenti, io ho 6 assistenti, ma loro fanno gli assistenti. Io faccio tutta la parte, che è quella del medico, perché tutte e due le tecniche di prelievo sono due tecniche chirurgiche che devono essere eseguite dal medico. Ci tenevo a dirle questo. Tant'è vero la FUE, e quando è nata la FUE stava per Follicular Unit. Follicular, sì. Follicular Unit Extraction, che poteva portare a dei fraintendimenti, è stata cambiata, ora è Follicular Unit Excision, perché excision in inglese ha un senso di un atto chirurgico che va, dovrebbe e deve essere fatta dal medico. Ci tenevo a chiarire queste cose, ecco. Giusto chiarire, ci trova perfettamente d'accordo. Allora, se lei ha tempo, abbiamo anche qualche altra domanda, dottore. Guardi, è un piacere, come vede, è un piacere per me parlare del mio lavoro. Lo faccio con passione, e quindi se ha delle domande, per carità, possiamo continuare ancora. Ne siamo letti. Dunque, ci chiedono, esiste un'età oltre la quale non si parla più di aga aggressiva e si può sperare di non vedere più peggiorare la situazione? Se a 40 anni il vertex è ancora intatto e le aree colpite da aga sono il front e il mid, possiamo sperare in una minore evoluzione dell'aga o non ci sono limiti di età? Allora, domande che mi fanno sempre. Io so come rispondo e capisci subito poi la mia spiegazione. Tutto quello che è scritto nel nostro corredo genetico andrà a realizzarsi. O a 30, 40, 50 e così via. Mi domanda non è certezza, quindi. Capisce? Pazienti vengono nei dottori a 50 anni, guardi, quest'estate ero in spiaggia con mia moglie e mia figlia, mi hanno fatto una foto, la chierica, mi sono visto quando pensavo a 50 anni di essermelo mai scampata. Assolutamente no. È logico che all'anamnesi noi già possiamo prevedere se, perché deve sapere che sono due tipi di perdite di capelli. Una che si manifesta in età giovanile, 18 anni, e in un'anamnesi positiva, particolarmente dal lato materno, evolve abbastanza velocemente. Poi c'è una perdita che si manifesta in età più matura, 30 anni, 40 anni, e normalmente, come le ho detto, questo si manifesta con una stempiatura e una chierica più o meno ampia. In questo caso, le devo dire, evolve più lentamente, ma non è detto che a quell'età si ferma in quel modo. E non abbiamo, questo è importante, voglio che tutti lo sappiano, non c'è nessun esame medico, diagnostico, che possa accertare e garantire con certezza l'evoluzione. Chiaro. Sarebbe stata la prossima domanda, ma ha già risposto. Ha già risposto, appunto, al fatto se esistessero, appunto, esami diagnostici o analisi particolari che potessero in qualche modo prevedere la predisposizione, quantomeno, alla calvizie. Direi che è stato chiaro. Come è stato anche chiaro nel dirci che la predisposizione o l'ereditarietà, quindi da quanto abbiamo capito, avviene più da parte materna che non paterna. Esatto, Carlo. Il lato predominante, io lo chiamo, è il lato materno, tant'è vero, come io ho detto, io chiedo il nonno materno, eventuali zii materni e poi, molto importante, chiedere anche dalla mamma, perché se poi nel lato materno è la parte femminile, la mamma, che ha dei capelli sottili, questo fa prevedere un'evoluzione peggiore. Quando è il contrario, che solo nel lato paterno, almeno per mia esperienza, io le devo dire che il lato materno va a tamponare quello che si è ereditato da parte paterna, quindi una evoluzione non sempre, ovviamente, meno aggressiva. Chiarissimo. Le faccio una domanda relativa ai Norwood molto elevati. Okay. Prima si è parlato di utilizzare del corpo. Sappiamo che
alcuni suoi colleghi, in particolar modo negli States, ad esempio, utilizzano anche i veli pubblici. E abbiamo componenti del gruppo già sottoposti a trapianto tanti anni fa, sia con tecnica PUT, una seconda fuga magari non andata benissimo, che si chiedono se i peli pubblici possano essere utilizzati, o i peli delle ascelle, come comunità follicolare per ridefinire. So che possono sembrare domande particolari, no, strane e più, però il body trasplante ormai ha il suo perché. È vero, ha preso piede. Io ricordo che ci sono dei colleghi che per trapiantare invece le aree pubbliche prelevavano dall'ascella per metterlo in pelle. La mia esperienza personale, poi rispondo alla sua domanda specifica, è che quando eseguo interventi di autotrapianto in zona pubblica, li vado a prelevare ovviamente dalla parte più bassa della donna, che è quella un po' più sottile, e le devo dire, per mia esperienza nel corso degli anni a venire, è come se il bulbo si adatti nell'area in cui è stato trapiantato. Cioè non crescono così spessi e così velocemente come era nella testa. D'altro canto, prelevandole, già l'avevo detto prima, dal pube, dall'ascella, dalla pancia, eccetera, non credo che crescano, che si adattino come i bulbi che erano nel cuoio capelluto prima della perdita. Chiarissimo. Io da questo punto, ecco, darei anche un po' di spazio alla alopecia femminile. Abbiamo comunque anche altre ragazze all'interno del gruppo. In cosa si differenzia sostanzialmente una alopecia femminile da quella maschile e come intervenire dal punto di vista chirurgico? È un pattern indubbiamente diverso, sappiamo che di solito le aree femminili sono più diradate, no? Un po' a 360 gradi. Quindi come si interviene in quel caso? Benissimo. Allora, io quando vedo una donna in visita, anche qua l'importanza della visita, è che dico e spiego il perché. Mentre tutti gli uomini sono buoni candidati ad un intervento di autotrapianto, e per loro la differenza può essere parziale o totale a seconda dell'estensione della calvizie e quindi della densità della zona donatrice, per le caratteristiche con cui la perdita di capelli si manifesta nella donna, non sempre quest'ultima è una buona candidata. È di fondamentale importanza l'anamnesi, e per l'anamnesi intendo dire anche la corretta diagnosi. Anche qua bisogna escludere qualsiasi causa dermatologica. E poi dobbiamo tener conto che la donna a un certo punto entrerà in menopausa, dove si verificano dei cambiamenti qualitativi anche a chi non ha problemi di capelli. Come lei ha detto, normalmente nella donna è un diradamento diffuso. La donna è ancora penalizzata rispetto all'uomo, perché la sola area quasi, quasi sicura, a differenza dell'uomo, è la zona occipitale. Che la donna, col tempo, le parti laterali che noi usiamo per l'uomo si diradano. Quindi non bisognerebbe prelevare delle parti laterali. Il discorso, quando vediamo una paziente, qual è? Che ovviamente non viene calva, la paziente ha ancora dei capelli in testa. Bisogna stare attenti che ci sia uno spazio tale che ci permetta di poter trapiantare, inserire tra i capelli presenti le unità follicolari prelevate. E siccome queste sono poche, se durante l'intervento si verifica uno shock loss, un trauma da intervento, io non ho la certezza assoluta che quelli presenti mi ricrescono. Perché se erano destinati a perdersi tra qualche anno, l'intervento può aver dato la classica spallata, cadono e non ricrescono. Per cui la paziente giustamente ritorna da noi e dice: caro dottor Riombino, io mi sembra di essere come ero 6 mesi fa, prima dell'intervento, e ha ragione. Quindi la donna è molto più difficile. Io su tutte le donne che vedo, mi creda, opero una minima percentuale, di sotto a volte anche del 10%. Chiaro.
Un utente ci chiede, sempre parlando di terapia non farmacologica in questo caso, ci sono delle alternative eventualmente valide che possano sostituire la clearasteride, qualora non possa essere assunta. Alternative che lei consiglia magari? Guardi, quando il paziente proprio non vuole assumere, mi chiede appunto quello che lei sta chiedendo a me come domanda, perché come medico devi esporre tutte le possibilità che ci sono, quelle che hanno una certa importanza sono quello che lei ha nominato prima, low level laser therapy, quindi la terapia con il laser, e le devo dire anche il PRP che, come lei sa, come voi sapete, sta per plasma ricco di piastrine. Ovviamente alla domanda, dottore, funziona? Io dico questo, ognuno di noi risponde sempre in maniera diversa. Siccome il PRP logicamente è importante, chi lo esegue, qual è la concentrazione, e quindi che ha un costo, io dico al limite ascolti, lo provi per una seduta, veda la sua reazione. Logicamente non lo consiglio al calvo, lo consiglio alla persona che sta perdendo i capelli, che è un po' rado. E devo purtroppo dire che la maggior parte dei pazienti che si sono sottoposti non sono entusiasti del risultato ottenuto. Qualcuno mi ha detto sì, è migliorata un po' la qualità, poi vede, è una terapia che va fatta in maniera continuativa, quindi c'è anche un aspetto economico da considerare da parte dell'utente, da parte del paziente. Certo, direi che è anche molto onesto, no, da parte sua, dirlo così apertamente. Dunque, abbiamo altre domande. Allora, innanzitutto ci chiedono se lei considera le terapie topiche un valido trattamento per l'AGA non aggressiva, oppure ritiene che sia più valido il trattamento orale. Guarda, Ormai ci sono anche molti altri androgeni, specialmente magari per il sesso femminile, qualora non possano sottoporsi al trapianto. esatto. Io guardi, ad esempio, tutti mi accettano con facilità il minoxidil, parliamoci chiaro. Come le ha detto, nell'uomo al 5%, nella donna al 3%, logicamente, particolarmente nella donna, io essendo donna, dico di un possibile effetto collaterale che sarebbe la comparsa di un po' di peluria sia a livello delle basette sia del labbro superiore, perché non voglio che mi torni, mi dice dottore, cioè i capelli, ogni mattina mi devo fare la barba. Quindi comincio in quel modo e l'efficacia, le devo dire la verità, del finasteride nella donna, non so se da un punto di vista medico-scientifico è stato provato. Logicamente, se io non l'ho mai prescritta, ma i colleghi la prescrivono particolarmente, logicamente, a donne che sono in menopausa, quindi non c'è il pericolo che rimangano incinta e che la finasteride possa avere, potrebbe avere degli effetti collaterali sul feto. Credo che sia sbagliato in giovani donne prescrivere il finasteride e anche la terapia anticoncezionale, perché a volte questa può fallire e si corre il rischio veramente di creare dei disastri se la ragazza, la donna, la paziente dovesse Chiarissimo, rimanere infatti è una incinta. domanda che le stavo per porre perché una ragazza ha appunto scritto se fosse il caso di assumere finasteride in quanto ragazza, in quanto donna, e non in menopausa, ovviamente, è un'età molto, molto giovanile. Allora, caro Daniele, sono quasi le 12:30. Io lo sto facendo con piacere e potrei continuare, come capisci, a parlare all'infinito, perché adoro il mio lavoro, credo che lei abbia tante domande. Però per le 12:30 c'è mia moglie che mi aspetta, perché oggi sono venuto in studio. Eventualmente, Daniele e tutti voi, se non riusciamo ad espletare, sarà mio piacere riprogrammare e magari un po' prima, e possiamo continuare più a lungo le domande di eventuali utenti. Per cui le devo dire che alle 12:30 devo un pochettino a malincuore lasciarvi e mi scuso per questo. Anzi, la ringraziamo per il tempo che ci ha concesso. Quindi L'ultima domanda, mi dica Daniele, una domanda bella e interessante come sono stato facciamo per questo. un'ultima domanda. Allora, vabbè, è una domanda che ci può un po'
così a bruciapelo praticamente. Allora, la comunità scientifica continua a parlare della clonazione dei bulbi, se ne parla dal 98, dal 99 credo. Ha dei feedback a riguardo, a che punto siamo col concetto di clonazione, se può dirci qualcosa. Ok, Daniele, le dico questo. Come l'ho detto all'inizio, io ho cominciato questa attività nel lontano 89 e mi credo già allora si parlava di clonazione. Quindi quando si dice a un anno, due anni, non si sa. È logico, si sta studiando. La mia personale opinione è che si verificherà. E sa come si verificherà? Da un giorno all'altro. Gli scienziati, i ricercatori sono così. La mattina si svegliano, vanno in laboratorio e trovano la famosa chiavetta per risolvere. Dovete sapere, non so se è già stato riportato, ma anni fa, che sono riusciti a clonare, a moltiplicare in laboratorio i bulbi del topolino, della casa. Ecco, questo lo sapevate. Quindi che cosa si aspettava? Io ero presente, era un congresso, eravamo a San Diego, ed erano, ci hanno riportato appunto questa cosa. Però da allora stiamo aspettando. Determinare una tempistica non ha senso nella ricerca scientifica. Può essere domani, fra 10 giorni, ma la mia personale opinione, spero prima di andare in pensione che ci riescono. Ecco. È stato chiarissimo. Allora, dottore, prima di augurarle il buon pranzo, le faccio solo un'ultimissima domanda, ma può rispondere davvero in 2 secondi. Intanto, cosa pensa della serie nuova? Perché molti la utilizzano. La reputa un valido supporto contro l'aga. Dopo ci salutiamo e la lascio tranquillamente alla sua famiglia. Allora, caro Daniele, molti colleghi la prescrivono. Anch'io ho una mente aperta, lo sa, devi provare. E ognuno di noi reagisce in maniera diversa, ha minori effetti collaterali e quindi può essere usata veramente da supporto per chi non vuole usare il finasteride. Quindi niente assolutamente al contrario nel prescriverla, nel consigliarla, logicamente di spiegare al paziente di non aspettarsi dei risultati eclatanti, risultati simili al finasteride, ma sicuramente è un'altra arma valida, possibilità valida per il paziente. Ecco. È stato chiarissimo. Dottore, io la ringrazio davvero dal profondo del cuore, è stato, mi permetto di dire, disponibile, umile, chiarissimo, come non pochi. Mi auguro davvero che avremo altre occasioni, magari anche di persona un giorno, di incontrarla. Caro Daniele, di far vedere come opera direttamente sul campo. Caro Daniele, io ringrazio, torno a ripetere ancora, voi che mi avete invitato, ho accettato con tanta passione e già da adesso io ho standing invitation, come dicono gli inglesi. Le mie sale operatorie, Daniele, e i miei colleghi lo sanno, le mie sale operatorie fin dall'inizio, le porte sono state e sono aperte a chiunque voglia venire a vedermi operare, per rendersi conto di come lavoriamo, di come organizziamo, perché questo è un settore, mi creda, bellissimo. Mia moglie dice, da buona americana, grazie a Dio non è un intervento di trapianto di cuore dove c'è tensione, è un intervento dove rendiamo e risolviamo qualche problemino, la perdita dei capelli estetico al paziente. Quindi non c'è quella tensione e poi soprattutto l'organizzazione, come le dicevo, che è di fondamentale importanza. Io sono maniacale per i dettagli, e i miei pazienti, le mie assistenti lo sanno, i miei pazienti lo sanno. Io alla fine di ogni intervento al paziente prima di andare a casa do il numero esatto delle unità follicolari prelevate e trapiantate e il numero dei bulbi, perché i miei assistenti me li riportano da 1, da 2 a da 3. Tutto è scritto, tutto è fotografato e se ragazzi mi fa piacere lei e gli altri a venire, ci possiamo mettere d'accordo e mi farà piacere mostrarvi come lavoriamo. E sono a disposizione per un'altra video intervista se vi sono ancora domande a cui non ho risposto e vi piacerebbe che io lo facessi. Ecco. Grazie dottore, accettiamo l'invito e ci sentiremo davvero molto presto. Allora io intanto la ringrazio
anche da parte di Salvo Alfredo, gli altri amministratori del gruppo. Un saluto da parte di tutti i componenti del gruppo di esperienza trapianto di capelli Turchia e non solo. Le auguro un buon pranzo e ci risentiamo sicuramente la prossima volta. Grazie ancora, Benissimo. dottore, e un saluto da tutti. Benissimo, buona domenica a voi e ancora grazie, a risentirci. Grazie, arrivederci. Salve.